Ho appena scoperto una cosa e se è quello che penso, questa sarà la settimana, sì. Perché non lasci che sia io a deciderlo? Poco fa ho risposto ad una telefonata dalla California di un certo Rocco Loveter Jr. Ha detto di avere delle informazioni riguardo alle indagini sull'omicidio. Ha pensato che per noi potrebbe essere importante sapere che un investigatore privato di Manhattan, che risponde al nome di Vincent Parco, ha venduto a Caroline Wormos una pistola calibro 25 munita di silenziatore. Oh. Grazie, amico. Questa sarà proprio una settimana, sì. Beh, faccio solo il mio lavoro, capo. Buon appetito. Forse in questo caso c'è un risvolto. Mi volete arrestare? Vengo subito al punto, signore. Abbiamo saputo da un certo signor Rocco Loveter Jr. che poco prima dell'omicidio di Betty Jane Solomon lei possedeva una calibro 25 munita di silenziatore. Cosa è illegale in questo stato? Abbiamo ragione di credere che quella pistola sia l'arma del delitto. Informazione che lei nell'incontro precedente ci ha astutamente... Da come la vedo io è successa una di queste tre cose. Lei ha dato o venduto la pistola a Caroline Wormos, che ha ucciso Betty Jane Solomon. O Caroline Wormos l'ha messa in contatto col marito della vittima, che ha preso l'arma e ha ucciso sua moglie. O l'hanno pagata e lei ha ucciso Betty Jane Solomon a sangue freddo. O è stata lei, o il marito, o lui. Ne scelga una. No, calma, chiariamoci, ragazzi. Voi avete ragione riguardo a quella pistola. L'avevo rimediata perché Caroline ne voleva una. L'ho pagata $2,500. Che Dio me ne sia testimone. Io onestamente non immaginavo che la volesse usare per uccidere qualcuno. M'aveva detto che le occorreva come difesa personale. Questo è tutto quello che so. È la verità. Su, ragazzi, al lavoro. Mi volete arrestare? No, signor Parco, lei può uscire da qui ogni volta che vuole. Prenderemo solo dei documenti, tutto qui. Posso fare qualcosa per voi? No! Abbiamo un mandato per cercare delle prove inerenti all'omicidio di Betty Jane Solomon. Aspettate un attimo! Mi dispiace dirmi che cosa state cercando! Signorina Wormos, si sieda un momento lì. Ecco, va bene. Eccola, questa qui è la firma del giudice. Apri tutto e guarda bene. Guarda bene, Joy. Guarda qui. Ma prima ascolta questa. Caro Paul, cerca di capire quanto sia difficile per me scrivere questa lettera. In tutte queste settimane ho provato ripetutamente a scriverti qualcosa che però mi avrebbe implicato nell'omicidio di Betty Jane, perché conosco alcuni dettagli che solo il vero assassino può conoscere e questo mi ha sempre impedito di farlo. Quindi che cosa ne pensi dell'idea che ho avuto, e cioè di spedirti alcuni fogli in bianco con firma autenticata, così ci potresti scrivere sopra quello che vuoi per soddisfare la polizia? Wow, capisci cosa significa? Un indiziato ha lasciato una traccia proprio adesso che avevamo deciso di andare in un'altra direzione. Oh, da un'occhiata qua. Tra le cose da ricordare c'è in caso di suicidio, con una lista di inviti al suo funerale e delle istruzioni molto precise. Per favore, seppellitemi con un abito sportivo. Suggerirei il mio completo da tennis bianco. Ho sempre pensato che mi rendesse attraente e sexy lasciando intatta la mia dignità. Vorrei che mi pettinaste i capelli con le treccine e a coda di cavallo. Li sistemavo sempre così quando giocavo. Sarò felice se metterete nella bara accanto a me una fotografia di Paul e Kristen, di mia sorella e mio fratello e di mia madre e mio padre. E i miei amici di peluche preferiti, Mortimer, Alfonso e Pluff Pluff. Caroline Wormos. Lei è accusata di omicidio di secondo grado della signora Betty Jane Solomon. Come si dichiara? Non colpevole.